Buonasera, benvenute e benvenuti. Allora, sono felice di poter sorvolare sulle presentazioni che avete fatto magnificamente, ma del resto sono tra due persone che non ne hanno bisogno. Però qualcosa la devo dire io su di me, perché sono una figura forse inappropriata, perché io faccio, sono una giornalista culturale e quindi sembra che io non stia dove si deve stare. Questo è il grande cruccio dei giornalisti della carta stampata che guardano i reporter come Valerio, come quelli che fanno le cose veramente importanti, no? Perché stanno nei posti, parlano con le persone, raccontano le storie. Io invece penso che Valerio sia la dimostrazione del fatto che fare il reporter significa fare il giornalista culturale, soprattutto in questo momento, perché Valerio sta nei confini. E poi ne potremo parlare, no? Anche di che cosa significa un confine per un giurista. E il confine è il grande interrogativo, uno dei grandi interrogativi del nostro tempo. E il nostro è un tempo che ha a che fare con la migrazione e la tratta come un problema da rimuovere, da seppellire, tralasciando il fatto invece che è un dato dell'essere umano. Noi siamo migranti, lo siamo proprio come, diciamo, e fa parte del nostro DNA. E lo siamo come europei, ne parlavamo prima, io è da qui che vorrei partire. Perché è incredibile il fatto che l'Europa sia diventata promotrice dei muri, quando l'Europa ha nel suo mito fondativo una ragazza che scappa, e scappa da una violenza, e scappa intraprendendo la via del mare, e quindi è l'antieroina. Incredibilmente un paese, anzi una confederazione di paesi che nascono, che hanno quello nel loro DNA, nella loro narrazione, adesso è il luogo del respingimento. Io vorrei capire insieme ai miei due ospiti stasera, i nostri ospiti stasera, quando è cominciata questa distorsione e perché. E che cosa è diventata la paura? Perché la ragione, tra le ragioni per cui il governo riesce a, anzi, io faccio dei nomi, ma Giorgia Meloni riesce a dire che su Cutro ha la coscienza a posto, è che si è comportata in accordo non con delle leggi, ma con quello che secondo lei le persone temono. E questo è un problema culturale, socioculturale. Quindi Valerio ha il compito, diciamo, di fare il traduttore in questo senso, quando ci racconta le storie che vede, e ce le deve raccontare con i suoi occhi, ma ce le deve raccontare affinché sfrondino le nostre paure e tutti i nostri recenti apparati culturali. Io ti lascio subito la parola su questo, perché mi interessa innanzitutto capire, come ti dicevo prima, quando è che c'è stato questo ribaltamento e che cosa significa per te, che fai questo lavoro qui, stare dove si deve stare e come lo scegli, perché il tuo lavoro è tutto scelta. Grazie. No, intanto grazie. Grazie a Strali, al Circolo, insomma, che luogo fantastico dove non ero mai stato. Grazie a tutte e tutti, e grazie in particolare a te, che in realtà non condivido, insomma, perché questo è un lavoro politico di racconto sul campo, ma il confronto culturale su questi temi è fondamentale, quindi ti ringrazio particolarmente per essere qua con noi questa sera. E partiamo da qui. Se vogliamo dare una data, un momento preciso in cui l'Europa, non l'Italia, perché l'Italia ha una storia un po' diversa, però l'Europa intesa come Unione Europea, quindi un'Europa politica, ha
ha cambiato completamente indirizzo, ha scelto di non accogliere, è in realtà una data piuttosto recente, è il 2016, marzo 2016. Dicevo dell'Italia che è un po' diverso perché in realtà l'Italia, essendo un paese di frontiera di mare in particolare, noi avevamo vissuto altre grandi migrazioni, penso a quella albanese in particolare, ma poi con una serie di, insomma, dopo l'ingresso dei paesi dell'est nell'Europa, della Romania per esempio, no? Insomma, tantissimi romeni e romene sono venute in Italia, ma appunto principalmente via mare arrivarono tantissimi albanesi, e nel nostro immaginario c'è ancora la nave, la Vlora, non so se vi ricordate, no? Questa grande nave con le persone proprio attaccate, anche a volte fuori bordo, e che hanno fatto questa traversata, una traversata della disperata, no? Scusa? Ma gli chiedevo quanto mi ha per... No, infatti, perché non è per tutti, perché è inizio anni 90, quindi è 92, 93, insomma, quel momento lì chiaramente non è nella memoria di tutti, i più giovani, le più giovani non hanno questo ricordo, però da quel momento in poi per l'Italia, e sto un attimino sull'Italia, c'è stato questo immaginario dell'invasione via mare, no? Che poi è tornato nel 2011, 2012, 2013, insomma, da quando quelle che vengono definite primavere arabe sono state delle vere e proprie rivoluzioni, non volevamo chiamarle così perché fa sempre paura questa parola, hanno spinto le persone verso l'Europa, in particolare tantissimi verso la Grecia, ma tanti, in particolare dalla Libia, dalla Tunisia, verso l'Italia. Però ecco, quindi noi abbiamo questo immaginario dell'invasione via mare, ma poi ci torniamo magari sulla propaganda di governo che arriva in realtà dagli anni 90, non è così recente. Invece l'Unione Europea, come entità politica, ha scelto nel marzo 2016, era il 16 marzo, io lo ricordo bene, un po' perché ovviamente me ne occupo e quindi è una data importante, ma un po' perché in realtà in quel momento io vivevo a Bruxelles, mi occupavo, cioè raccontavo anche e soprattutto le istituzioni europee. E quel giorno l'Unione Europea ha scelto, perché questo libro parla di scelte politiche, che poi ricadono sulle persone che raccontano il libro, ma prima di tutto parliamo di scelte, ha scelto di pagare uno Stato che, io insomma userei un'altra definizione, ma che ha come presidente, citazione di Mario Draghi, grande statista insomma, che nessuno mette in dubbio, un dittatore del quale abbiamo bisogno, cioè Erdogan. Io potrei definirlo tranquillamente un autocrata, un criminale, insomma, un dittatore, quello che vogliamo. E ho avuto anche, insomma, prova recentemente, dopo il terremoto, io ero proprio lì nei giorni successivi e ho, insomma, nei primi giorni nel caos non c'è stata una forte censura, al terzo o quarto giorno l'esercito tentava di togliermi le schede della videocamera perché insomma, non potevo riprendere determinate cose. Ecco, diciamo, la Turchia non è famosa proprio per essere una democrazia compiuta, mettiamola così. E noi abbiamo scelto di pagare questo Stato per chiudere una rotta che è sempre stata principale dell'ingresso in Europa, che è la rotta balcanica, la cosiddetta rotta balcanica. Che cos'è? In realtà sono le persone che dall'Asia Minore, cioè il Medio Oriente, e dall'Asia Centrale, Afghanistan, Pakistan, però Afghanistan principalmente, vengono verso l'Europa. Attraversano fisicamente chi arriva dall'Afghanistan o Pakistan, Iran e Turchia, o direttamente Iran e Turchia, e dalla Turchia si arriva in Grecia. La Grecia, voi mi direte, Europa, sì, ma la Grecia, come l'Italia, non è un paese d'arrivo. La Grecia è un paese di transito, perché tra l'altro in quei momenti lì, parliamo del 2015, vi ricordate la Troica, insomma, cioè un momento di crisi economica drammatica per la Grecia, arrivarono 850.000 persone in un anno in Grecia, che sono cifre importanti, in realtà poi ci arriviamo, insomma ci arriveremo dopo, col tempo abbiamo capito che sono poche, si sono spinte verso l'Europa. Nello stesso anno, negli stessi 12 mesi, in Italia arrivarono 160.000 persone, ok? In quell'anno lì un ministro degli interni di un governo
teoricamente progressista, che era Marco Minniti, disse che aveva temuto per la tenuta democratica del paese. Insomma, io per la mia cultura politica sociale, quando un ministro degli interni dice una frase del genere, teme per la tenuta democratica del paese, immagino un esercito di 5.000 nazisti armati qui fuori, insomma, che assaltano il Parlamento. E invece no, erano 160.000 migranti che arrivarono in 12 mesi. E in quel momento lì abbiamo scelto di tenere fuori queste persone. Cioè, è stato proprio un punto di passaggio. Abbiamo detto: questa è la Fortezza Europa, ci chiudiamo qui dentro, non vi azzardate ad entrare. Chi riesce ad entrare è perché è sopravvissuto ad una serie di cose che abbiamo costruito negli anni, cioè muri fisici, ma muri anche spesso tecnologici, insomma, termoscanner, droni, roba del genere, ma che noi in realtà non vogliamo. Perché noi, Unione Europea, Premio Nobel per la pace, abbiamo scelto che la Convenzione di Ginevra, lo Stato di diritto, i diritti umani, in quel momento, nel marzo 2016, valevano solo per noi. Noi europei, noi bianchi, noi benestanti, noi che possiamo vivere in una vita più o meno serena, ma non che quei diritti non valgono più per gli altri. Quelli che stanno fuori dalla nostra fortezza, quelli che stanno fuori dal castello che ci siamo costruiti intorno, anche con poca lungimiranza. E chiudo, non voglio essere troppo lungo, perché nel libro lo definisco così, c'è un capitolo che dice dare le chiavi di casa al ladro. Il ladro è Erdogan, insomma, avete capito che non ho una particolare simpatia per questo personaggio. Però effettivamente se la Grecia è la porta d'Europa e lui deve chiudere la rotta che attraversa questa porta, vuol dire dare le chiavi di casa, casa nostra, l'Unione Europea che abbiamo costruito, ad una persona che da un momento all'altro, e lo ha fatto, può decidere di aprire quelle frontiere, di spingere le persone verso la Grecia e quindi verso l'Europa e mettere in crisi politica l'Unione Europea. Lo ha fatto, era fine febbraio, inizio marzo del 2020, da noi iniziamo a parlare di pandemia, Covid, insomma, e iniziava ad esserci una zona rossa. Io ero lì, ero in Grecia, ero a Lesbo, poi sono andato sul confine di terra, dove qualche migliaio di disgraziati, perché erano dei veri e propri disgraziati siriani, afghani, pakistani, iracheni, erano spinti lungo il confine perché gli era stato detto l'Unione Europea ha aperto le frontiere, potete andare, e sono stati portati con dei pullman fino alla frontiera, salvo poi trovare l'esercito greco schierato. In quei giorni l'esercito greco rispondeva con dei lacrimogeni, sparava e aveva l'esercito appunto schierato, i cani poliziotto schierati, era impossibile varcare quel confine, io ero a poche centinaia di metri, loro dietro una rete urlavano help us, aiutateci. Abbiamo bisogno di aiuto, raccontate quello che stanno facendo, perché non potevano tornare indietro, perché dall'altra parte avevano un altro esercito, quello turco, che non gli permetteva di andare via. E il gioco sporco è proprio questo, cioè le scelte di questi governi che giocano sulla pelle delle persone, in questo caso migranti, e che gli accordi e quindi questa scelta di chiuderci dentro la nostra fortezza ricade poi su queste persone. Ecco, in quel momento, e chiudo veramente, la Presidente della Commissione Europea, l'attuale Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha deciso che la Grecia era lo scudo d'Europa. Ha dichiarato così su quel confine a Castania, se io ero lì, e ho pensato, ma uno scudo contro chi contro cosa si usa? Contro le armi? E i migranti sono persone, cioè quei poveri disgraziati a poche centinaia di metri da noi, lei li vedeva, come li vedevo io. Eppure ha definito la Grecia scudo d'Europa. Perché? Perché abbiamo scelto nel marzo 2016 che lo Stato di diritto vale per noi, ma che non vale per gli altri. E abbiamo scelto di non accogliere più. Grazie. Questa idea di scudo, e quindi come dici tu, no, il migrante che è qualcuno che ci invade e ci viene a togliere dei diritti, così arrivo da te Nicolò, abbiamo questa idea, no? Cioè che le persone che arrivano ci tolgono qualcosa, diminuiscono le nostre possibilità e se arrivano si devono adattare a un apparato
anche normativo, anche legislativo, che percepiamo come immutabile. Allora io prima di tutto ti vorrei su questo, visto che tu sei un penalista, se ci tieni, io penso sempre a quello che ci insegna ci insegnano i Vangeli, cioè il fatto che la legge ha dentro di sé il cambiamento e che molto che a volte il buon samaritano, penso al buon samaritano, è infrangere la legge che ti permette di crearne una migliore. Allora, tutto questo scenario che noi stiamo vedendo mi sembra che dimostri l'utilità di cambiare certe leggi. Mi sto sbagliando o... Perché i governi si muovono all'interno di qualcosa che è legale, chiamiamo così. Allora, per me, per chi ci ascolta qui stasera, che cos'è che ci sfugge da questo punto di vista? Dov'è che il diritto è insufficiente o non rispettato? Anche perché poi c'è il diritto internazionale, che non si capisce mai se i meccanismi dei singoli paesi li sovraintende o li subisce. Grazie Simonetta, una bellissima domanda, devo dire. Sì, il diritto cambia, diciamo che cambia anche la maniera in cui noi, la narrativa che c'è dietro il diritto, la traiettoria che ci ha delineato anche dal punto di vista forse più politico, Valerio prima, è stata chiara. Io ricordo i tempi in cui Berlusconi piangeva per l'arrivo della flora sulle coste italiane. La traiettoria è stata chiara. Pensiamo alle operazioni della Marina Militare Italiana nel Mediterraneo. Nel 2013 abbiamo Mare Nostrum. Mare Nostrum, il nostro mare, è un simbolo di inclusione, è un'operazione che è volta all'intervento di salvataggio, un'operazione umanitaria, volta a salvare le persone in mare. Nel 2015 finisce l'operazione Mare Nostrum e si inizia una nuova operazione che si chiama Mare Sicuro. Il mare non è più di tutti quanti, il mare deve essere sicuro, non è più un'operazione di salvataggio. È un'operazione di polizia volta a prevenire e reprimere i traffici illegali. Adesso non sono più delle persone che devono essere salvate, non sono più delle persone che vengono a trovare salvezza e che noi dobbiamo accogliere, che dobbiamo aiutare. Sono dei traffici illegali che noi dobbiamo prevenire e reprimere. E questo è il momento in cui Mare Sicuro, al 2015, 2 anni dopo, è il momento chiave per questa vicenda, almeno della tratta del Mediterraneo, con un memorandum, un patto che noi stringiamo con il governo libico. Che cos'è il Memorandum of Understanding? Sostanzialmente è un patto informale, si utilizza quando non si vogliono utilizzare i canali del diritto internazionale, cioè il diritto pattizio, quando non vogliamo fare un trattato, allora noi facciamo un patto. Ed è lo stesso strumento che noi utilizzavamo quando volevamo combattere il terrorismo. Noi, pochi lo sanno, ma abbiamo fatto un Memorandum of Understanding col governo americano per prendere i terroristi che arrivavano da Guantanamo. 10 anni dopo essere rimasti in prigionia per venire spediti, sostanzialmente sono stati messi su un aereo di cui non sapevano la destinazione, arrivati a Malpensa, arrestati a Malpensa, processati e poi espulsi verso paesi di origine in violazione del divieto di espulsione verso un paese in cui c'è rischio che subiscano torture o trattamenti disumani. Allo stesso modo utilizziamo un Memorandum of Understanding con la Libia nel 2017 per sostanzialmente mettere in piedi un sistema in Libia che ci possa permettere di prevenire la partenza di questi soggetti. Questo è un tema molto ampio, molto interessante, anche molto interessante dal punto di vista giuridico, e forse potremo tornarci più tardi, però vorrei rispondere alla tua domanda perché è una domanda affascinante.
È vero che il diritto dovrebbe cambiare. Noi come giuristi, noi come associazione ci proponiamo proprio di fare quello, di stimolare l'evoluzione del diritto, ma prima dell'evoluzione del diritto vogliamo che siano rispettati i diritti che già esistono. Il diritto penale, il diritto penale internazionale, il diritto internazionale e in ultima istanza i diritti umani, che sono i diritti di tutti noi, sono un nucleo che non è confutabile, è un nucleo che ci appartiene, che non è né di sinistra né di destra. E questo è il problema attuale, che ad oggi i diritti umani sono considerati qualcosa di politicamente di sinistra. Non è così. I diritti esistono, tutta la storia del contrasto all'immigrazione, che già suona male l'idea di un contrasto all'immigrazione, cioè contrasto della gente che cerca un paese migliore dove vivere, una situazione migliore dove poter stare, che scappa dalla guerra, che attraversa dei territori dove subisce violenze. Arriveremo anche a questo punto, che cosa subisce la gente anche per colpa nostra. Noi vogliamo primariamente che questi diritti siano rispettati. Questi diritti non sono rispettati ad oggi. Ci sono estese violazioni dei diritti umani, estese violazioni dei diritti umani di cui noi come Stato italiano siamo complici. Ed è questo quello che non arriva agli occhi dei cittadini. Noi abbiamo una complicità in queste violazioni, e questo è particolarmente grave, e sicuramente noi come giuristi vogliamo sicuramente enuclearlo, sottolinearlo e portarlo innanzi alle autorità preposte a valutarlo. Grazie. Ti faccio una provocazione. Scusa. Allora, io ti faccio una provocazione, Valerio. Cioè, provocazione. I doveri internazionali. Quali sono? Perché se ci racconti anche quali sono, magari, perché nel libro ci sono dei posti che più di altri tu racconti, e quello che io leggo tra le righe è proprio la dimissione dell'umanità da parte degli osservatori, dei cittadini, ok? Delle persone che le zone di frontiera le abitano, perché poi, ok, il diritto, le leggi, le cose che dobbiamo rispettare, gli ordinamenti, però poi c'è la responsabilità personale, sulla quale, rispetto a questi movimenti inevitabili del nostro mondo, mi sembra che siamo tutti molto, molto vaghi. Allora, dov'è che hai visto di più o di meno l'incapacità di sentirsi parte del soccorso, per esempio? Perché tu, quando racconti la Grecia, giustamente dici è Lesbo, ma non solo Lesbo, giustamente dici questo qua è il posto dove è nata la democrazia, e a un certo punto invece si è ribaltato tutto. Diciamo che sicuramente la Grecia è uno di questi luoghi dove oggi si fa più fatica a prestare, non direi solo soccorso, ma proprio a dimostrare un briciolo di umanità, perché come in Italia sono i due paesi dove in realtà la solidarietà in questi anni è stata criminalizzata anno dopo anno, sempre di più. In questo momento, per esempio, una cosa che in Italia si sa poco, in Grecia ci sono degli attivisti e delle attiviste sotto processo. Perché, insomma, uno di questi è Jonas, forse tu te lo conosci, insomma, c'è Alex Rocca, che è di Rescue People, è una ONG che, insomma, che io sostengo, e lui, Jonas, è stato su Mediterranea, e io ci ho fatto una missione insieme, in questo momento, per aver aiutato dei migranti, è sotto processo, ma sono sotto processo anche altre persone,
a volte anche migranti, questo succede anche in Italia, che vengono accusate di essere dei trafficanti, perché poi c'è sempre questa cosa, anzi adesso è tornato in voga questo problema di definizione tra trafficante e scafista, no? E quindi, ecco, questo vorrei che lo spiegassi, perché tu ne hai, scusami se ti interrompo, perché è importantissima l'informazione su questa cosa qua. Noi, se non siamo ben informati, non siamo consapevoli e votiamo male. Però questo ti pregherei di farla bene, questa distinzione tra lo scafista e il trafficante, perché? In Italia il testo unico per le migrazioni, c'è l'articolo 12 che delinea la figura dello scafista, che è chiunque, anche per un breve momento, aiuti la persona che sta portando o porta l'imbarcazione, l'assetto navale, o aiuta questa persona. Quindi, per capirci, se un migrante passa della benzina a chi sta comandando, insomma, se sembra una nave, cioè questo piccolo barchino, sta guidando questo piccolo barchino, può essere accusato di essere uno scafista. Ma soprattutto noi sappiamo benissimo, in Italia come in Grecia, che gli scafisti non sono trafficanti, ma lo sappiamo da anni. Perché? Perché rispetto alla migrazione dall'Albania, queste grandi navi, rispetto alle prime grandi, insomma, questi pescherecci da 15-20 metri che arrivavano dalla Libia nel 2011-2012 fino al 2013, cioè il 3 ottobre 2013 a Lampedusa sono morte 368 persone, viene definita la strage di Lampedusa. Erano su un piccolo peschereccio di circa 20 metri in 500 circa, e si sono girati a pochi metri dalla spiaggia dei Conigli. In quel momento serviva effettivamente qualcuno che sapesse guidare un peschereccio da 20 metri, perché non è proprio facile. Ma piano piano negli anni queste barche si sono ridotte sempre di più. Nel 2018, per esempio, qua racconto la rotta balcanica, io ho fatto più di 10 missioni in mare tra ONG, Marina Militare, Guardia Costiera. Io ero a bordo di Mare Nostrum nel 2014, facevamo soccorso, scusate, off topic, in modo bellissimo. Cioè, mi ricordo a un certo punto c'era forse una segnalazione, si alza l'elicottero, cioè questa roba per la quale un comandante si alza da tavola, ero a tavola con lui, dice scusate, vado a verificare se c'è un barcone. Quindi questo alza l'elicottero e va a vedere, dice no, quando rientra è tutto a posto. Invece Alex sa bene, ma qualsiasi ONG sa bene, che noi passiamo giornate con il binocolo ad aspettare Campacavallo che Roma o un altro governo, Malta in particolare, ci comunichi che c'è un'imbarcazione in difficoltà, e stiamo lì col binocolo quando non trovi nessuno, perché il Mediterraneo ci sembra piccolo, ma voi non avete idea di quanto sia grande quel mare, voi non avete idea di quante ore e giorni si possa navigare senza incontrare nessuno, anche cercando qualcuno, anche avendo delle coordinate vaghe e andando al massimo della velocità. Io ho fatto un pattugliamento con Open Arms di 12 ore infinito al massimo della velocità, e comunque non trovavamo queste persone, e alla fine abbiamo scoperto da un comunicato che la cosiddetta Guardia Costiera Libica, che noi paghiamo, armiamo per intercettare e riportare indietro i migranti, era arrivata sempre prima di noi. Quindi quel mare è grandissimo. Ecco, proprio in questo contesto qui, no, noi abbiamo proprio la resa dello Stato, perché non solo io non ti aiuto a salvare le persone, ma anzi ti criminalizzo. Ecco, in Grecia succede questo, in Italia succede questo, e quello che ho visto in questi anni, insomma, sono quasi 10 appunto, dal 2014 che 2013, ma poi dal 2014 proprio sul campo, è che il Mediterraneo, che è stato raccontato tantissimo, è un luogo dove cioè i diritti umani non esistono, dove ci sono delle imbarcazioni che vengono lasciate alla deriva per giorni e giorni, quando magari un aereo di Frontex, l'agenzia di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, vola. E noi come facciamo a scoprire che c'è un barchino là? Nessuno ce lo... è un obbligo internazionale comunicare se c'è un'imbarcazione in distress, che è la parola magica, cioè in pericolo imminente, è un obbligo. Non lo fanno. Ce ne accorgiamo perché, tracciando in vario modo le rotte degli aerei, quando vediamo che gira troppo
su un punto, capiamo che là c'è qualcosa. E quindi se c'è una nave civile nel Mediterraneo che non è troppo distante, si precipita su quelle coordinate. Quindi siamo arrivati al paradosso, no? E poi c'è un'altra rotta, che è quella che racconto, che è raccontata poco o nulla. Cioè, noi non sappiamo nulla quasi della rotta balcanica, che non è solo la Grecia. La rotta balcanica è un lungo e silenzioso martirio che dura 3 o 4 anni. Cioè, quella parola di stress, vi ho appena detto, cioè questo pericolo imminente in mare, è fondamentale. Perché quando c'è un distress poi si lancia il Mayday, no? Per farvi capire. Ecco, quando senti distress, io di solito dormo sempre non troppo bene, cioè con un orecchio attento, con l'altro dormo, insomma. Quando senti distress... Come i coccodrilli. Sì, esattamente. Che se senti distress o Mayday, in 3 minuti devi essere pronto. Cioè, io ho il privilegio di essere sui gommoni di salvataggio. Ho avuto il privilegio di salvare persone che stavano affogando in mare, perché è un privilegio, perché in pochissimi possono farlo. E grazie a questo lavoro l'ho potuto fare. Ma quella parola andrebbe utilizzata per ogni persona che cammina lungo la rotta balcanica, perché dopo 3 o 4 anni una persona che vive in quelle condizioni di profugo, penso alla Serbia, penso alla Bosnia, che vive in palazzi abbandonati, in condizioni di stenti, cioè dove se non c'è un giornalista, un volontario che ti compra il pollo la sera, che tu riesci a mangiare un pollo per 5-6 persone, quando ci siamo noi, insomma, per fortuna cerchiamo di abbondare, ma poi noi dopo una settimana, 10 giorni andiamo via, e chissà se arriva qualcun altro che ti porta 1 o 2 polli, e chissà se arriva qualcun altro che ti vede con l'occhio un po' lucido e ti dice: ma stai bene? Se no, no, non mi sento bene. E quindi vai in farmacia, perché tu non puoi andare in farmacia, perché tu non hai diritto di comprare le medicine, e nessuno ti aiuta. Ma anzi, dalla Bosnia c'è una roba terribile, che è esattamente come attraversare il mare dalla Libia verso l'Italia, che viene chiamato the game, la lotteria, ma che io definirei più un terno all'otto, che in italiano forse rende un po' di più, cioè è impossibile, no? Che è questo tentativo di attraversamento delle frontiere da Biać o Velika Kladuša, che sono le due città nel nord della Bosnia, fino a Trieste. E non che Trieste sia, come dire, il paradiso, ma semplicemente a Trieste puoi respirare, perché questo viaggio dura circa 13-15 giorni e va fatto tutto d'un fiato. E sapete perché? Perché c'è la polizia croata che intercetta queste persone, lo fa tramite termoscanner, lo fa con i cani, ma soprattutto lo fa in maniera del tutto illegittima, spesso non in divisa, intercetta queste persone, le picchia, le denuda, le umilia. Abbiamo, insomma, è stato documentato che sono state rasate e poi hanno con la vernice, una bomboletta spray, hanno fatto una croce in testa, in quanto, quindi, immagini islamici infedeli, no? Insomma, i croati sono molto cattolici, e gli fa attraversare un fiume gelato, perché d'inverno, insomma, là siamo sempre sotto lo zero, gli fa attraversare questo fiume ghiacciato per tornare indietro, rischiando l'ipotermia. E queste persone, quando non vengono intercettate dalla polizia croata, in realtà attraversano delle montagne minate, perché quella è stata una zona recentemente di un teatro di guerra, la guerra di Jugoslavia. Biać è famosa per la sacca di Biać, una città che ha resistito per mesi e mesi ad un lungo assedio, intorno è tutta minata, e io fisicamente ho camminato in mezzo a queste montagne minate, dove c'è proprio scritto, cioè, pericolo di mine, cioè zona interdetta. Eppure insomma, è una scelta, no? Ma loro sono obbligati. Perché? Perché sono afghani, sono siriani, sono iracheni, che non hanno diritto di poter attraversare la frontiera e dire: scusate, qualcuno mi fa chiedere asilo perché io vorrei andare in Germania, dove ho la mia famiglia che è pronta ad accogliermi. E torniamo qua, abbiamo scelto di non farglielo fare. Quindi ecco, intorno a noi abbiamo costruito un deserto di diritti, un deserto che viene alimentato giorno dopo giorno, e questo accade in realtà a 3 ore e mezza di macchina da casa nostra, da Trieste. C'è un garage nella stazione di polizia di Korenica, che è una cittadina, insomma, di passaggio per i turisti, nella zona di un parco naturale, e tra Croazia e Bosnia, proprio sul confine, è sul lato croato, dove i migranti vengono chiusi, vengono picchiati, vengono lasciati per 1 o 2 giorni senza cibo, senza poter andare in bagno. Io ho fatto una cosa semplice, mi sono messo a prendere tantissimi caffè, perché ci sono stato diverse ore,
davanti al bar, davanti a questa stazione di polizia, e c'è un viavai di mezzi civili, ma che sono poliziotti in borghese, tutti belli palestrati, e che vanno ad intercettare i migranti, li picchiano, li respingono, li caricano su questi furgoni, alcuni li rimandano subito indietro, quelli che hanno fatto un po' più di strada li portano dentro questo garage e vengono lasciati lì per uno o due giorni. E questa è l'Unione Europea, premio Nobel per la pace, cioè capite che è veramente una realtà distopica rispetto a quella che noi immaginiamo possa essere per noi l'Unione Europea. Cioè noi a Korenica, io mentre ero lì, vedevo passare i camper dei turisti, perché era inizio agosto, fine agosto, inizio settembre, ed era ancora stagione turistica. Ed era tutto normale, salvo poi lì dentro, a 30-40 metri da me, un posto che potrebbe essere in qualsiasi luogo del mondo, ma sicuramente non in un posto dove noi pensiamo vengano rispettati i diritti umani. Quindi ecco, abbiamo costruito un deserto intorno a noi, e questo deserto di diritti è in mare, è in Bosnia, è a Trieste, dove adesso applicheranno le fototrappole. Cioè le fototrappole vengono usate per gli orsi, cioè per il controllo della fauna selvatica, no? Insomma, sono anche cose belle, ci ho lavorato tanto sul ripopolamento dei lupi in Lessinia. Le fototrappole sono fondamentali, peccato che adesso verranno utilizzate con un decreto del governo italiano per fotografare i migranti che entrano illegalmente in Italia, ma quelli sono richiedenti asilo, cioè sono tutte persone che fino a prova contraria hanno diritto all'asilo. Poi c'è una commissione, lo stabilisce la Convenzione di Ginevra, che dovrebbe decidere se effettivamente possono accedere ad una protezione oppure no. E invece abbiamo, come dire, ceduto su tutto. Il problema qual è? E chiudo veramente. Che oggi sono i migranti, domani è il corpo delle donne, e lo stanno facendo insomma già da tempo, dopodomani sarà un'altra cosa, e poi ci sono i Rom. Insomma, quando noi cediamo su un diritto, io non dico che dobbiamo essere altruisti per batterci per qualcun altro, ma dovremmo farlo anche per noi stessi. È chiaro che io credo che i diritti umani debbano essere per tutti, universali, ma lasciamo perdere, facciamo finta che non è così. Noi dovremmo essere anche un po' più egoisti, perché se pensiamo che lo Stato di diritto possa essere sospeso per qualcuno che entra in Italia e dovrebbe chiedere asilo, invece viene intercettato con delle fototrappole e non è un animale, dovremmo pensare che domani potremmo essere noi sotto attacco. E ripeto, per esempio, il corpo delle donne lo è da tempo e si rimette in discussione costantemente, no? Perché i diritti non sono mai acquisiti, i diritti dovrebbero essere universali, ma dovremmo continuare sempre a lottare per i diritti di tutti e di tutte, perché altrimenti oggi tocca ai migranti, domani ai Rom, e poi c'è l'aborto, e poi chissà. E siamo tutti sotto attacco, questo dovremmo ricordarcelo. Grazie. Incredibilmente, nonostante questo, il ministro Piantedosi riesce a dire che la nuova invasione dalla Tunisia arriva in Italia perché in Italia c'è un'opinione pubblica compiacente che consente questa cosa qui, quando insomma questa è un'enormità assoluta sulla quale poi chi di voi due ha voglia di intervenire me lo dice. Ma io, Nicolò, da te invece vengo perché c'è una questione a proposito di opinione pubblica. Qui accoglienza e integrazione sembra sempre che siano due cose separate, che non si danno insieme, no? Cioè, o fai l'accoglienza o fai l'integrazione, e questo è un paese dove, siccome non ci si può integrare perché ci raccontiamo che non c'è spazio, che se vengono tutti qui indiscriminatamente finiscono con il delinquere, allora non possiamo neanche accoglierli, giusto? E come interviene un avvocato rispetto a questo? Sì, giusto, ce l'ha detto Valerio in realtà prima, l'Italia è un paese di transito. L'Italia è un paese di transito, la gente non viene per stare in Italia. Ci diamo sempre troppa importanza, diciamo. Però condivido con Valerio un discorso sul degradamento della narrativa
ed è la percezione che noi abbiamo, l'abbiamo toccato prima, non è un tema da giurista sicuramente, ma è un tema che noi registriamo. Sicuramente ad oggi vengono usati dei termini chiari, lo scudo, la fortezza. Ad oggi le persone che attraversano i confini sono stranieri e quindi clandestini, spesso sono stranieri, quindi sono estranei a noi. Questa è la stessa etimologia anche di strano, sono persone che noi non riconosciamo. Io sono molto affezionato a questa parola, questa frase di De André, che dice: fin quando un uomo ti incontra non si riconosce. Noi non ci riconosciamo nell'altro, non vediamo l'altro come qualcuno che è noi, come uno specchio. Lo vediamo solo nell'ucraino. L'ucraino, sì, l'ucraino, noi siamo empatici nei confronti dell'ucraino, siamo meno empatici nei confronti degli altri migranti. C'è una narrativa terribile e secondo me è dovere di tutti noi come cittadini ergerci contro questa narrativa, e ogni volta che l'ascoltiamo dobbiamo denunciarla. Ultimamente non so se vi è capitato di leggere Libero, non so quanti di voi leggono Libero. Io tutte le mattine. C'è stato un interessantissimo articolo. Il lavoro. Anch'io. Interessantissimo articolo dell'ex presidente del Circolo dei Lettori di Torino, Luca Beatrice. È stato otto anni presidente di questo circolo che ci ospita oggi. Un interessantissimo articolo sul maschio di sinistra. Sì. Quanto è ridicolo il maschio di sinistra, quanto dobbiamo biasimarlo, quanto è un poveretto il maschio di sinistra che si emoziona sui migranti, che piange sui migranti e lascia la sua aggressività alla riunione di condominio invece di utilizzarla per temi come quello dell'immigrazione. Allora, se l'ex presidente del Circolo dei Lettori di Torino, un luogo culturale, il polmone culturale della città, si permette di dire che sostanzialmente emozionarsi, avere empatia nei confronti dei migranti è una prerogativa della sinistra risibile, allora abbiamo un grandissimo problema. Ce l'abbiamo tutti quanti quando non riusciamo a dire questa cosa. È inaccettabile. È inaccettabile pensare che il migrante sia uno straniero, che non siamo noi su quelle barche. Ed è vero quello che dice Valerio, cioè noi dobbiamo pensare che potrebbe succedere a noi, che è successo a noi, perché noi italiani siamo uno dei popoli che è emigrato di più nella storia del mondo. Ma magari torniamo ai diritti. Sicuramente c'è una... Pensi che noi siamo, che il nostro futuro è quello lì, cioè che l'uomo è nato e sarà migrante? Ma forse dovremmo pensare non che, cioè, se vogliamo fare un gioco di empatia, il punto non è tanto metterci nei panni di, ma sentire che noi siamo... Io sono sempre stato espatriato, un expat. Mai un migrante. Questa è la differenza generazionale. La differenza è che siamo expat, non migranti. Invece mi definivo migrante quando vivevo fuori, perché mi sembrava giusto, insomma. Questa definizione in realtà ci allontana da migranti. Ma siamo attenzione, expat. Gli strumenti ci sono. Cioè, nel senso, parlavamo prima della Convenzione di Ginevra, è del 1951. Nel 1951 abbiamo una fonte normativa di carattere primario nel sistema internazionale che ti dice che tu non puoi respingere le persone che cercano di arrivare da te. 1951, lo ritroviamo nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo ritroviamo nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, lo ritroviamo nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, lo ritroviamo nel diritto consuetudinario, eppure il governo
quello precedente e quello attuale utilizzano un patto con la Slovenia che sostanzialmente è contrario a questo principio fondante del diritto internazionale, che è sostanzialmente la riammissione dei soggetti che vengono trovati entro 10 chilometri dalla frontiera, per cui vengono presi e vengono riportati in Slovenia. Ce ne parla Valerio nel suo libro, e noi come Strali peraltro stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando per contrastare questo strumento che è chiaramente violativo del diritto internazionale e dei diritti umani, della nostra Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e di qualsiasi strumento sostanzialmente normativo che dice noi come esseri umani abbiamo determinati diritti che non devono essere violati. Eppure il governo attuale e il governo precedente quotidianamente effettuano delle operazioni in piena violazione del diritto internazionale, in piena violazione dei diritti umani, che portano sostanzialmente a delle situazioni di compressione totale dei diritti della persona che nessuno di noi potrebbe sostenere neanche per 10 minuti della propria vita. Grazie. Se avete degli interventi, noi siamo felicissimi. Siccome so che di solito le presentazioni di Valerio sono molto animate, ci sono sempre un sacco di domande. Siamo qui apposta. Circolo dei lettori, non vorremmo smentire stasera questa cosa, quindi se ce ne sono, non siate timidi, interrompeteci. Vi invito di nuovo a farlo. Valerio, perché questo è un paese che riesce a pensare che tutto quello che ci ha raccontato fino ad adesso Niccolò sia buonismo? Questo paese e in generale l'Europa. Perché in realtà, e qua faccio un'autocritica. Cos'è la bontà? Ma io non sono buonista manco per niente. No, lo so, nel senso che però poi cosa significa essere buoni? Ecco, forse questa è la prima domanda che io ti volevo fare da moltissimo tempo. Ma che significa essere buoni? Essere buoni e buonisti, insomma, questa definizione oggi è, credo, insomma, mi sento di interpretare chi la usa, è chiedere rispetto dei diritti umani in maniera universale. E che però capite che c'è un problema di fondo, no? Perché appunto i diritti umani sono a destra, di sinistra. Io in questo libro la prendo un po' larga. Io tra l'altro prima mi sono messo l'orologio davanti, perché sennò io faccio effetto Fidel Castro, posso parlare per 6 ore. Sapete, il Castro era famoso per fare comizi infiniti, quindi mi autolimito. Ma ti spengono la luce. Bene, grazie, fatelo, grazie. Fatemi pure segni, stringi. No, però la prendo un po' larga. Però effettivamente io in questo libro cosa abbiamo provato a fare con Rizzoli? Abbiamo provato a fare un qualcosa secondo me di interessante, perché il rischio era quello di avere una parte di reportage figa, ovviamente avvincente, lavoro sul campo, sai, no? quello ovviamente funziona sempre, e poi il classico saggio che non si legge nessuno, perché dobbiamo essere onesti, quel saggio insomma, cioè, se lo legge sì e no al 10% delle persone che comprano il libro. E quindi abbiamo detto, anziché fare questa parte noiosa in calce che nessuno, per dare un contesto, spezzettiamolo, no? Spezzettandolo, in realtà abbiamo fatto una cosa, cioè abbiamo scelto di raccontare un contesto geopolitico a volte anche molto complesso, motivo per cui a volte nelle presentazioni devo fare dei giri, delle cose per dare un po', no, di contesto di quello che poi succede, e poi subito dopo le storie delle persone, cioè quelle che io incontro, quelle che, con le quali cammino, con le quali attraverso frontiere, e che mi raccontano le loro vite, e che ovviamente sono la parte quella sicuramente più empatica. Però che cosa succede? Che in realtà quella prima parte, ossia le scelte delle quali io ho parlato all'inizio di questa presentazione, hanno come punto di caduta, cioè proprio l'effetto concreto sulla vita delle persone. E quindi queste persone subiscono esattamente quelle scelte.
E perché abbiamo voluto fare questa cosa? L'abbiamo fatta perché questo tema, e quindi arrivo alla tua domanda, nel corso degli anni è stato politicizzato e deumanizzato. Io questo libro non credo che sia, come dire, fondamentale, una pedina miliare, no, io credo che sia solo un pezzettino all'interno di un puzzle più grande, di tanti e tante che in questi anni hanno raccontato le frontiere, le migrazioni, le vite delle persone, spesso, per fortuna, sono anche spesso migranti che si raccontano, no? Si autoraccontano, che anche questo è importante. Ma in questo caso la cosa importante, secondo me, vera, è che provo proprio a depoliticizzare questo tema, perché si va subito sul buonismo, e qua arrivo alla tua domanda, no? Cioè, allora tu sei per l'accoglienza? No, cioè, io non sono per l'accoglienza indiscriminata, io non sono, cioè, io sono tanto per la libertà di movimento, perché insomma mi sembra anche una cosa normale, tanto più che l'ultima parte si occupa, cioè racconto proprio la guerra in Ucraina, io ero lì per raccontare la guerra, ma poi ho scelto, da esperto di migrazioni, di raccontare un qualcosa di mai visto nella storia, cioè un esodo vero di 5 milioni di persone in 4 mesi che hanno attraversato dei confini. Mai nella storia c'è stato un esodo così grande, così importante per numero, per quantità e per velocità. Eppure noi non ce ne saremmo accorti se non fosse stato per la solidarietà, no? Perché? Perché le persone si sono potute muovere all'interno dell'Unione Europea liberamente, attivando una direttiva del 2001, insomma, la parte legale lascio lui, io la conosco bene, ma sarebbe troppo noiosa, però effettivamente le persone che scappano dall'Ucraina possono muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea, che è quello che dovrebbe succedere, accadere per ogni situazione di crisi, sia di guerra ma anche di povertà, perché poi oggi noi siamo molto sensibili al cambiamento climatico, no? Ma quelli che definiamo migranti economici spesso sono migranti climatici, perché se in Pakistan diluvia fuori dalla stagione monsonico in India da 3 anni e quindi saltano i raccolti, e quelli che sono migranti economici o migranti climatici? C'è gente che si muore di fame e non può più vivere lì, punto. Cioè non è che ci sono alternative, e quindi è costretta a muoversi. E quindi depoliticizzare questo tema e dire fermatevi, cioè non è una sfida tra ultras, chi di qua, chi è per chiudere le frontiere, chi è per accogliere in maniera indiscriminata. Queste sono persone, e quindi racconto queste scelte, ma racconto queste persone. E quindi se conosciamo queste persone, intanto empatizziamo, cosa che purtroppo negli anni non è stata fatta, perché abbiamo parlato di numeri. Se voi prendete un TG, una trasmissione, ennesimo sbarco a Lampedusa, l'hotspot è ancora sotto pressione, no? Cioè sempre le solite cose si sentono ormai da più di 10 anni, ma non raccontiamo più le vite delle persone. Cercando di raccontare la vita delle persone, io provo a scardinare proprio questo meccanismo. Quindi il buonista realisticamente oggi potremmo definire una persona che chiede il rispetto dei diritti umani in maniera universale. Ma se noi usciamo da questa lotta, da questa, come dire, questo tifo, in realtà vedremo che questo fenomeno, che noi trattiamo come emergenziale, è un fenomeno strutturale. Perché abbiamo iniziato parlando dell'Albania, cioè parlando di 30 anni fa, e nel frattempo sono cambiate le rotte, i flussi oscillano. Adesso, ma magari ci torniamo, se volete ne parliamo, della Tunisia. Adesso arrivano tutti alla Tunisia per una serie di motivi, e quindi ne stanno arrivando di più rispetto agli anni scorsi, ma non perché c'è un governo di destra o di sinistra, progressista, ma perché c'è una crisi politica, umanitaria, sociale. E se noi guardassimo oltre il nostro ombelico, non saremmo né buonisti né chiederemmo un blocco navale, semplicemente applicheremmo delle leggi un po' più di buon senso, io la metterei così. Perché se da un lato oggi, vado sull'attualità, chiudiamo i porti, vabbè, prima c'era il blocco navale, no? Nel senso, poi vinte le elezioni è diventato chiudiamo i porti, vabbè, i porti evidentemente non sono chiusi perché le persone si spostano, ma al tempo stesso ci servono 200, 300, 500 mila a seconda di chi lo dichiara, persone che lavorano nell'agricoltura, nell'edilizia, nella logistica, quindi abbiamo necessità di queste persone. Pensate un po', se noi questa emergenza, che non è un'emergenza, la gestissimo come se fosse un fenomeno strutturale, cosa che è, potremmo mettere insieme le due cose: persone che hanno
bisogno e necessità di scappare, noi che abbiamo bisogno di manodopera, invece oggi viene trattato solo come abbiamo bisogno di manodopera, quindi eventualmente puoi venire, però guai a te se t'azzardi ad entrare illegalmente nei confini italiani. Quindi capite che c'è anche proprio un problema di gestione. E quindi il buonista è questo, e ci siamo arrivati, e chiudo, devo fare autocritica, cioè la nostra categoria, poi vabbè, tu per fortuna ti occupi di altro, e quindi chi si è occupato di migrazioni e usava la parola clandestini, chi si è occupato di migrazione e usava i numeri, chi si è occupato di migrazione e in realtà ha inseguito da un lato e dall'altro la propaganda, cioè il giornalismo si è schiacciato sulla propaganda da un lato e dall'altro, ha inseguito la politica senza fare analisi. Io non credo nel giornalismo super partes, noi non siamo super partes, perché è chiaro che quando io vedo un evento lo filtro a seconda del mio background culturale, politico, sociale, cioè chiaramente do un'interpretazione di quello che sta succedendo. E qua se io dovessi cadere adesso da questo palco, mi dovessero sparare insomma da qualcuno, ognuno avrebbe una versione diversa, perché abbiamo visto un qualcosa, tutti abbiamo visto la stessa cosa, ma ciascuno l'ha visto in maniera differente. Ma il giornalismo deve essere rigoroso, che questa è la differenza, e non lo siamo stati. Perché quando qualcuno ci ha provato, e cito Monica Napoli, per esempio, una giornalista di Sky TG24, e a Salvini, a un certo punto controbatteva Salvini quando era ministro degli interni, che diceva una serie di cose sulle immigrazioni. Salvini ha risposto: ma lei sta facendo politica o giornalismo? Lei stava facendo giornalismo, è che non sono più abituati i politici a ricevere domande scomode, quelle che noi dobbiamo fare, tanto più in questo libro. E io spesso me la prendo con i progressisti e un po' meno con la destra, perché la Morgese ha iniziato i respingimenti, quelle che chiamano riammissioni, sulla rotta balcanica. Minniti ha iniziato la guerra contro l'ONG e contro il soccorso in mare. Salvini e Piantedosi hanno semplicemente ripreso quello che hanno fatto i loro predecessori, né più né meno. L'unico blocco navale della storia italiana l'ha fatto un governo di centrosinistra, cioè Napolitano era ministro degli interni, però era ministro presidente del Consiglio dei Ministri, era un blocco navale proprio sull'Albania, tra l'altro con speronando una nave, un'imbarcazione, e insomma ci sono stati dei morti, Leo Grande ne ha scritto benissimo sul libro, cercatelo. E quindi io non è che magari ho una sensibilità politica di un certo tipo, devo fare sconti, anzi io devo essere rigoroso, e non lo siamo stati. E quindi oggi ci ritroviamo a poter essere accusati di essere buonisti. Io a un certo punto ero il fotografo crocerista, mi definiva una che non nomino, insomma, ero il suo obiettivo su Twitter. Si può dire tutto il contrario di tutto, ma in realtà semplicemente perché non siamo stati rigorosi, non abbiamo raccontato un fenomeno per quello che è realmente, non abbiamo analizzato un fenomeno che è veramente strutturale, invece abbiamo continuato a parlare di emergenza in momenti alterni, e in questo momento si parla tanto di migrazioni, ma in realtà quando c'era la Morgese non è che cambiava tanto, però ovviamente una parte di stampa non ne parlava, mentre ne parlava un'altra parte. Perché? Perché faceva comodo, perché era propaganda politica. Sì, poi l'abbiamo fatto in difesa, cioè mi sembra che sia sempre stata una specie di narrazione in difesa. Perché insistevo all'inizio sul fatto che dobbiamo sentirci migranti? Io penso che lo siamo. Quello che dici sui migranti climatici, ma lo saremo anche noi. Cioè questo qua poi il punto, volendo essere egoisti, io penso che sia piuttosto mio per non immaginare un futuro, non lo so se noi lo vedremo, ma lo vedranno i vostri figli, io non ne ho, insomma, facciamo che ci sentiamo genitori di tutti, però un futuro in cui, non troppo lontano, in cui questo posto che noi abitiamo confortevolmente sarà in ospitale e ci ritroveremo a doverci mettere in cammino, forse tutelati da accordi diversi, diritti diversi, perché poi ecco, qui, ecco appunto, tra l'altro, no, mica tanto, e qui vengo da te, perché vorrei che ci raccontassi, abbiamo pochi minuti, però vorrei che ci raccontassi nel concreto le storie con cui tu vieni in contatto con la vostra associazione, per capire in che modo andate ad agire e nel concreto quali sono i limiti della nostra legislazione contro cui vi scontrate, se ce ne sono. Tu prima mi parlavi del fatto che c'è
uso una parola orrenda, ma per capirci, un doppio pesismo nella criminalizzazione di questo fenomeno soltanto da una parte. Certo, esiste solo la criminalizzazione del migrante e non di tutte quelle condotte che ci portano a criminalizzare il migrante. Allora, da questo punto di vista, nel concreto, tu come avvocato, voi come associazione di giuristi, dove intervenite, cosa potete fare, cosa state facendo? Cercherò di essere breve perché effettivamente il tempo vola e vorremmo avere anche qualche minuto per raccogliere i vostri interventi, i vostri commenti, le vostre domande. Però è importante e ci tengo a dire che Strali è nata qua a Torino. È nata qua a Torino da un'idea di quattro sostanzialmente colleghi. C'ero io, c'era Benedetta, c'erano altre due nostre colleghe. Abbiamo pensato, dobbiamo fare qualcosa. Che cosa possiamo fare per rendere il mondo un posto un po' più giusto? E abbiamo iniziato a lavorare. E pian piano questa associazione si è ingrandita e ad oggi vede membri sparsi in tutta Europa e noi lavoriamo duramente e lavoriamo gratuitamente. Questo vuol dire che noi abbiamo scelto dove stare, dove bisogna stare a casa la sera quando magari si è stanchi, si è tornati dal lavoro, a lavorare su un caso su cui nessuno ci pagherà, su cui non avremo soldi. E sulle persone migranti, che è uno dei tanti team che è presente nella nostra associazione, abbiamo fatto tanto e tanto ancora faremo. Siamo in prima linea nel combattere il Memorandum of Understanding con la Libia, assistiamo le ONG che si occupano di supporto ai migranti anche in mare. Abbiamo un anno fa consegnato alla Corte Penale Internazionale un esposto sui crimini commessi in Libia, che ci è costato un anno di lavoro, un esposto di 250 pagine in cui abbiamo utilizzato documenti ufficiali, non ufficiali, inchieste giornalistiche, ricerche delle NGO sul campo. Sostanzialmente abbiamo portato al procuratore della Corte Penale Internazionale I fatti che avvengono nei campi di detenzione libici, in particolare in 6 campi di detenzione, principalmente negli intorni di Tripoli, condizioni di detenzione disumane, condizioni igieniche che portano alla sacche di tubercolosi, scabbia, morte di persone per le condizioni igieniche, morte di persone per come conseguenza di ovviamente di torture, abusi sessuali, estorsioni, ovviamente uccisioni dirette, lavori forzati, tutte queste condizioni che subiscono queste persone nei campi di detenzione libici sono state portate davanti alla Corte Penale Internazionale e abbiamo portato davanti alla Corte Penale Internazionale anche la complicità dello Stato italiano in questo, perché noi abbiamo fornito le motovedette che spingono i soggetti e li riportano nei campi di detenzione, perché noi diamo soldi ai gruppi armati che gestiscono questi campi di detenzione, perché noi diamo supporto tecnico, supporto organizzativo alla Guardia Costiera libica. L'effetto è stato che per la prima volta nella storia il procuratore della Corte Penale Internazionale ha classificato i crimini contro i migranti come crimini internazionali davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa è stata la prima volta nella storia che si è riconosciuto che questi crimini sono dei crimini che ledono un interesse della comunità internazionale e non sono dei crimini che avvengono in Libia e basta. Sono dei crimini che avvengono contro tutta l'umanità, contro il mondo intero. E questo credo che sia molto importante. Noi lo facciamo in silenzio, devo dire. Lo facciamo in silenzio, con pochi fondi, ma per noi è molto importante, sappiamo dove stare. È vero, c'è una criminalizzazione del migrante, ma non c'è la criminalizzazione dei soggetti che sono dietro a tutte
a tutte queste vicende terribili, drammatiche, che noi vediamo grazie al lavoro di voi giornalisti. Valerio ci dice nel suo libro: se una foto può cambiare il mondo, le foto aiutano incredibilmente a cambiare le politiche dello Stato. Nella storia della politica contro l'immigrazione le foto hanno fatto tantissimo. Noi anche lavoriamo, utilizziamo queste foto, le utilizziamo per far sì che il diritto venga riconosciuto e che sostanzialmente ci siano degli strumenti che possano aiutare le persone in difficoltà e aiutare noi stessi a far sì che questi abomini non avvengano più. Grazie.